Salve ragazzi, benvenuti all'ultimo episodio di oggi di Pokémon Platino Oregon Solo Run. Dunque, oggi andremo alla Lega. Supereremo la via Vittoria e andremo alla Lega. Sì. Molto facile da superare, ho solamente bisogno di insegnare Cascata a uno dei miei Pokémon sperando che la impari, no? Spero vivamente, mi sembra che comunque Bibarella impari. Questa è Jasmine. E Teo, ma che hai ottenuto da tutte le 8 medaglie della regione di Sinnoh? No, non è giusto, quando ti invidio, ma non cantare vittoria troppo presto. Perché io diventerò l'allenatore più forte di tutti, aspetta e vedrai. Ho un sogno, volevo diventare come mio padre, ora è cambiato tutto. Ho capito cosa significa essere davvero un allenatore, mi sono reso conto dell'importanza dei Pokémon. Diventeremo sempre più forti ogni giorno che passa. Non ho intenzione di sfidarti adesso, odio ammetterlo, ma ora come ora sei più forte di me. Ma non così tanto, solo un pochino. Tra me e te ci sarà un centimetro di differenza. Ma che dico, un millimetro? Quello che sto cercando di dire è che ho raggiunto il tuo livello, in men che non si dica. Se non raggiungi la Lega in fretta ti farò mangiare la polvere. Era un tuo amico quello, devo dire che sembrate davvero molto uniti. Sono felice per voi. Deve essere meraviglioso avere un amico così. Una persona con cui condividere qualsiasi cosa in ogni momento. È molto ma... ci dà la MN7. Ad ogni modo, buona fortuna e... andiamo a insegnare Cascata, quindi, a uno dei miei Pokémon, perché ci servirà quella. Serviranno... Scalaroccia, Spaccaroccia, Cascata e Forza. Quindi spero di avere già tutte le mosse che non mi ricordo. E i repellenti li ho. Sì, ok, mi bastano questi. Credo di avere anche abbastanza soldi poi per permettermi degli strumenti utili alla Lega. Sì, cerco di evitare un po' gli allenatori, ma questo qua, vabbè, anche se ci sfidano non è un problema, tanto ne beccheremo tanti alla vittoria. Quindi, che ci sfidino adesso, che ci sfidino dopo, non credo che faccia così tanta differenza. Fulmine, mette capo a Mantaic. Remoraid. E Mantine. Benissimo. Andati, tutti e tre. Una sfida in doppio, sì, ok. Ci può anche stare. Ah, questa è lunga. Fulmine. Bidoof sale al 13. Utilizza Hydron Dazzle. Vabbè. Dico un po' come tipo d'acqua. Qua è uno stupro di... della mossa fulmine, praticamente. Ok, allora. Anche Pelipper, quindi... continuiamo con fulmine. Questo Pokémon di uno. Per poi ovviamente annientare i Pokémon dell'altro. Non spreco fulmine, utilizzo psichico, tanto ormai ha poca vita, quindi non è nemmeno un grande problema. Poi c'è Wingull, un altro psichico. Ok, Oregon sarà a livello 67, ottimo. Benissimo, e anche Golda che è andato. Benissimo, benissimo, benissimo. Ora, se non mi ricordo male la strada, sì, per andare avanti dovevamo superare questo punto qui. Potevo anche non sfidarlo, ma ormai sono qui. Sarebbe inutile non farlo. Utilizzare fulmine su Pelipper, ovviamente. Psichico su Machoke. Volevi, eh. E su Gastrodon, boh, psichico, tanto ormai. Boom. Ok, andiamo avanti. Siamo quasi arrivati. C'è una Pokéball, ma non ho voglia di andarla a prendere. Oh, si è girata all'ultimo, grazie. Non avevi voglia tu di sfidarmi, allora. Ok, siamo arrivati al primo passo per la Lega Pokémon, l'inizio della Via Vittoria, che non è per niente difficile, per carità. Cioè, io non me la ricordo benissimo, me la ricordo a tratti, comunque non penso che sia tutta questa difficoltà immane. Sarà solamente noioso con tutti gli allenatori, finito il repellente, e noi lo riutilizziamo. Allora, se non sbaglio bisognava andare di qua utilizzando Scalaroccia e passare da di qua, sì. Blissey. Ok, adesso che c'è Blissey voglio vedere con Psichico quanto gli tolgo. Niente. Fulmine sarà come l'altro, niente. E inoltre si è aumentata la difesa speciale con Kovu. Vabbè, qui non vado più avanti allora. Scusate ragazzi, ho veramente tagliato quel pezzo perché è stata veramente lunga la sfida. Ma lunga, lunga, eh.
Sì, ho messo capo praticamente Blissey solamente con come si chiama? Biberel, con Iberzana di Biberel. Quindi vi rendetevi conto di quanto Oregon non possa fare niente contro un Pokémon così difensivo. Ok, allora usiamo forza. Tac, tac, tac. Se non sbaglio, sì, è di qui la strada, benissimo. Ok, Mamoswine livello 45 non mi sembra un grosso problema, infatti. Adesso alla ombra 68. Rampardos, utilizzo gelo raggio, che no, non è super efficace. Mi ricordo sempre che sia super efficace, ma non lo è. E poi Motim, con gelo raggio lo metto KO, quindi niente di difficile. Ora spostiamo questo masso qui. Andiamo a utilizzare spaccaroccia e poi rispostiamo il masso in alto. Utilizziamo poi anche spaccaroccia qui e sfidiamo la tizia, e che comunque ci avrebbe sfidato. Ecco un Clefable, utilizzo psichico, che lo mette KO con un brutto colpo. E poi c'è Torterra, che con gelo raggio dovrebbe durare relativamente niente. Infatti. E andiamo avanti. Uffa. Fai vedere cosa fa la tua squadra. Sicuramente più della tua, 90% sicuro. Quindi Staraptor viene messo KO, mentre Licky Licky non lo so. Utilizziamo fulmine e brutto colpo di nuovo. Benissimo, così mi piacciono. Ok, dobbiamo utilizzare scalaroccia qui, stare attenti a non cadere ovviamente, e andare avanti qua dove c'è questo karateka, cintura nera, scusate. Vero, se non dico magari il nome giusto poi la gente si arrabbia. Già sconfitto, va bene. Finito l'effetto repellente, no, un paio di palle. Repellente max, ovviamente, ci manca ancora che non lo utilizzi. E dobbiamo andare qui a utilizzare Surf. Poi c'è questo allenatorino noioso. Ok, Kaimiko, prima scelta, palla ombra, super efficace KO. Salgo a livello 69, poi c'è Absol, utilizzo fulmine e Dusknoir con palla ombra, viene anche lui messo KO. Benissimo. Poi utilizzo ancora Beaverel con Surf e vado avanti. Qua trovo Ultra Ball, ok. Quindi utilizziamo Surf di nuovo e superiamo la cascata. No, la strada è questa di qua. Dove ci sono gli allenatori è la strada giustissima. Ok, gelo raggio soltare, viene messo KO. Poi c'è Gabite anche su di lui. E... ok, Damadraghi è stato sconfitto. Continuiamo qui e saliamo. Siamo quasi alla fine. Adesso un attimino che non mi ricordo la strada. Ok, la strada è qui sotto. Devo superare questa piccola zona, questo tizio qui. Oh mio Dio, che bello! Contro Porygon Z, mettiamo subito KO intanto. Poi c'è Tangrowth, utilizzo ovviamente gelo raggio. E Empoleon, fulmine. Ok, abbiamo sconfitto anche il tizio qui. Siamo quasi anche a livello 70, ottimo praticamente. E lui è l'ultimo allenatore che troveremo qui della Via Vittoria, perché ormai l'abbiamo finita. Infatti questo episodio lo farò terminare una volta usciti, perché è inutile che io poi vada già a sfidare la Lega quando potrei farci gli episodi proprio apposta. Infatti farò così. E ok, ho finito il gelo raggio, ma abbiamo sconfitto anche il Domadraghi, e quindi io posso andare fuori dalla Via Vittoria. Inoltre in questo punto, se non sbaglio, se utilizzo ricerca strumenti da qualche parte qui, se mi avvicino dovrebbe esserci uno strumento. Ok, un attimino che sto cercando di capire. Qui dice che c'è uno strumento, ma non vedo dove. Dovrebbe essere in questa zona di qui, che continua a lampeggiare il coso. Mi pare che ci fosse una lastra nascosta qui, se non sbaglio. Io non sbaglio mai. Vabbè, sentite, andiamo. La lastra frega zero. C'è un'enorme cascata, io volevo utilizzare cascata, mi sembra altamente ovvio. Non farò terminare ovviamente quella parte per il semplice fatto che ora
oltre a comprare revitalizzanti, comprerò anche delle ricariche totali. E posso comprarne solo 34. Orca. Bel problema, perché vediamo se posso vendere qualcosa. No, ecco, c'ho già il Miller, l'interiore della strada upgrade. 50, calmanella 50, vetro ovale 1050, coccio rosso, palafumo, denti di drago, magmatore, gelomai. Non ho niente da vendere. E per pozioni magari. Eh sì, tanto compro le ricariche totali, quindi iper pozioni non me ne frega assolutamente niente. E ora tu invece cosa vendi? Vabbè, che care. Qua facciamo il controllo delle medaglie, ma prima dobbiamo sfidare Pearl. Non andrà senza di me, intenzione di sfidare la Lega. Questo è un altro dei motivi per cui sono qui. Vediamo con una lotta chi di noi due all'altezza di questa sfida. Va bene. Quindi, ultima sfida per il momento. Contro Pearl, manda in campo innanzitutto Staraptor, che con Azuffa mi toglie abbastanza vita. Poi manda Heracross, ma riesco a utilizzare Psichico per primo. Poi c'è Infernape, che utilizza Fuoco al colpo. Urca! Ha fatto abbastanza male. Quindi utilizzo l'unico revitalizzante max che mi è rimasto, così almeno ha vita piena. E rimettiamo Porygon. E utilizzo Psichico. Vediamo Fuoco al colpo quanto gli toglie. Ok, non lo mette KO, però il danno è consistente. Ora, ricarica totale per forza. Utilizza Breccia. Tutte mosse di volotta. E che diamine. Tanto io Fulmine e metto KO Flotzel. Poi c'è Snorlax. Mamma no. Non di nuovo. Ok, va a dormire. Utilizzo Psichico. Utilizzo di nuovo Psichico. E ne utilizzo ancora una volta. Ok, abbiamo messo capo anche Snorlax. Ultimo Pokémon Roserade. Utilizzo Gelo Raggio, super efficace. Roserade ci saluta. E abbiamo sconfitto Pearl. Immagino di non essere pronto per Lega Pokémon se perdo contro di te. Accidenti, ma stai in guardia. Interrò più forte e arriverò anch'io alla Lega Pokémon. Vedrai che diventerò il campione e sarò il più forte di tutti gli allenatori. Teo, non farti battere da nessuno prima di perdere contro di me. Va bene, ho quasi rischiato, eh. Comunque, controlla tutte le medaglie e poi termino l'episodio. Esatto. Grandioso, allenatore, avrò raccolto tutte le medaglie. Mostra la forza, bla 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 bla. Io ricarico la squadra e vi saluto qui, perché ragazzi, anche questo episodio è finito. Spero che sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Un saluto a Teo, arrivederci alla prossima parte. Mettete mi piace alla pagina Facebook. Ciao ciao.